è una svasatura a 90 gradi che ho fatto parecchi anni fa. Nonostante funziona bene, però lo voglio perfezionare con l'affilatura con questa molla qui. Affilatura completata. Vedi? Adesso la proviamo. Questa svasatura l'ho fatta con questo da 20. Adesso questa è da 17 e poi ne provo una con questo da 20 che questo è acquistato. Vediamo come va. Thank you.
Allora, queste sono venute lisce dentro e queste vengono tutte dentellate perché praticamente l'angolo di spoglia qui secondo me è troppo alto, quest'angolo qui bisogna ridurlo, mentre questo è molto di meno, vedi? E anche l'altra. Questo essendo molto accentuato, nonostante che il tramo gira piano, ecco qui si nota, è troppo, secondo me è troppo inclinato. Adesso io tenterò di fargli un angolo minore e vediamo se migliora. Proprio per questo devo modificare la macchina perché non c'ho il disco adatto, perché questo c'ha 7 denti. Adesso sto affilando questa fresa che ha 5 taglienti e sto facendo la prima spoglia a 5 gradi con inclinazione della testa a 2 gradi. Quindi 2 gradi la testa e la spoglia di 5 gradi. Ancora un po' perché non l'ha presi tutti.
adesso va bene. Adesso setto la macchina per fargli l'angolo di spoglia, il secondo angolo di spoglia. Sto valutando l'entità della spoglia. Adesso affilo questa da sgrosso di metallo duro. Praticamente si vede qui, vedi, il tagliente non è molto usurato, ma insomma eccolo qui. Qui si vede, no? Pur se poco, ma insomma c'è. Eccolo, vedi. E quindi adesso provo a affilarla. Ho fatto una passata leggerissima, adesso avanzo di 5 centesimi. Adesso controllo se l'affilatura è tutta precisa. Sì. Forse ancora un pochino qua, vedi? Quindi in altri 5 centesimi vado avanti. Thank you.
Ancora c'è un pochino qui. Non so se quello dipende da... no, è rovinato un po'. Ancora devo andare un altro po'. Ancora 5 centesimi. Ok, mi sembra che ci siamo. Appena appena qui. Però siccome che questo ha queste tacche qui e non sempre si riesce a valutare, io la lascerei stare così questa. Benissimo, smontiamo e vediamo. Questa è la fresa di metallo duro, è affilata. Sto facendo la correzione di questa spoglia perché, essendo troppo accentuata, quando fa le sedi le fa tutte dentellate. Adesso io riduco questa spoglia qui.
Ok, la lascio così e adesso faccio un collaudo. Questa è come l'ha fatta prima. Come si vede qui ci sono tutte dentellature. Adesso la faccio dietro e vediamo come viene. Eccola qui, questa è quella di prima che è tentellata, come si vede, e questa è di adesso, perfettamente liscia. Questo soltanto diminuendo l'angolo di spoglia qui, quindi adesso questa è perfettamente liscia, come si può vedere. Quindi ho solo diminuito un pochino l'angolo di spoglia rispetto a prima, che questo è sempre tanto perché praticamente gli manca diciamo, la spoglia all'interno, questa è dritta, qui dovrebbe avere un po' di spoglia anche qui, allora lo spigolo del tagliente aumenta, ma essendo dritta qui, perché questo già sarebbe troppo, questo qui, però essendo dritta qui sono stato costretto a non esagerare e comunque vedo che il compromesso è buono perché i risultati sono buoni.